Dietro questo grande risultato del beach volley italiano alle Olimpiadi c'è anche una nostra eccellenza, Gioele Rossellini. Allora, intanto che esperienza è stata dal punto di vista personale? Dal punto di vista personale ti posso garantire che è stata un'esperienza molto emozionante, nonostante magari uno possa avere la routine di lavoro quotidiano 7 giorni su 7, H24, che può essere una cosa che ti abbassa un po' l'emozione, ma ti rende le cose più normali, ma ogni giorno è stato molto importante, anche perché poi i ragazzi viaggiano molto durante l'anno, ci sono molti tornei, quindi seguirli anche quando vanno in trasferta, i risultati vari. Diciamo, i risultati sono stati anche a salire, sono migliorati via via durante l'anno fino al picco che abbiamo avuto alle Olimpiadi. È stato molto emozionante dal punto di vista personale. Ecco, ci avevate ormai fatto la bocca oppure, insomma, diciamo, rimane comunque una grandissima prestazione? Rimane una grandissima prestazione perché fare la bocca su, diciamo, un risultato così alto che a livello storico-sportivo non è mai accaduto prima nel beach volley e che anzi tutti i risultati precedenti si sono attestati su un quinto posto, quindi neanche l'accesso alla semifinale. Noi abbiamo avuto l'accesso alla semifinale e poi alla finale. Diciamo che l'obiettivo era quello, sicuramente, cioè si è lavorato questi 2 anni con l'obiettivo in testa di centrare una semifinale alle Olimpiadi, ma tutte le coppie del beach volley mondiale attualmente, le prime 10, 12 coppie al mondo sono tutte molto forti e tutte che potevano fare eventualmente una medaglia, quindi il risultato da questo punto di vista è ancora più importante. Ecco, chiaramente c'è stato anche il tuo contributo, lo senti anche un po' tuo questo risultato? Un po' mio perché faccio parte di un grande staff che ha contribuito a tutto questo, però sicuramente il grandissimo merito va ai ragazzi che hanno saputo non soltanto giocare in modo straordinario, ma hanno dimostrato come la determinazione in questi ultimi 2 anni di lavoro, determinazione del lavoro tutti i giorni, durante gli allenamenti, anche durante le trasferte, cioè ci hanno veramente messo la testa, non soltanto nelle gare, nei tornei, ma proprio quando si trattava di allenarsi, che forse è una delle cose più difficili, che a volte viene trascurata, diciamo, a livello mediatico, no? Ti guarda direttamente al risultato, al piazzamento, al torneo che c'è il fine settimana, la settimana, ma loro hanno dato veramente tutto anche durante gli allenamenti quest'anno e quello secondo me è stato il quid in più che loro hanno avuto.